Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. E in prima pagina un servizio che arriva da San Donà di Piave e riguarda minacce di morte per i kosovari che hanno ucciso l'operaio nella folle gara. Sentiamo. Giovedì sera lo schianto, la fuga, l'arresto, poi lo sgomento, il dolore e poi il giorno della rabbia esplose nella pancia della gente per la morte totalmente insensata dell'operaio Giuliano Babbo e quasi virulenta sui social, dove nei confronti di Kaitaz Kukiki, 21enne, ed Edmon Balai, 26, due kosovari che hanno travolto e ucciso l'incolpevole operaio di 53 anni, sacrificato sull'altare di una folle competizione in auto, sono fioccate minacce pesantissime, anche di morte. I due rischiano una condanna severa che nell'ipotesi massima potrebbe superare i 20 anni di reclusione, soprattutto per Kukiki, autore materiale dell'investimento, ma in questo momento sono numeri aridi che non soddisfano la sete collettiva di vendetta. I termini usati da alcuni cibernauti nel profilo Facebook dei giovani kosovari fanno rabbrividire. Assassini, infami, bersagliato in particolare quello di Kukiki. Ti aspettiamo fuori, devi finire sotto un camion, ti conviene restare in galera o ci pensiamo noi a sistemarti. Che siano destinati a stare dietro le sbarre per un lungo periodo. In questo momento è una possibilità concreta. Le indagini hanno fatto subito a stabilire che Kukaz Kukiki non ha mai conseguito la patente di guida, era senza cintura di sicurezza, ma è chiaro che l'attenzione degli investigatori sia concentrata quasi del tutto sulla dinamica. È un aiuto agli investigatori arrivato da un testimone. La donna ha confermato la tesi della gara automobilistica che aggraverebbe di parecchio la posizione di due kosovari. Le due vetture le sono sfrecciate accanto dopo aver occupato in parallelo entrambe le corsie di marcia. Una competizione, una sfida. A Portogruaro un grande evento in quanto è stata aperta la quarta porta. Vediamo. In compagnia di Ciro Martin, presidente della Confartigianato del Portoguarese. Io del Veneto, sito del Veneto Orientale, no, Portoguaro. Sì, l'associazione si chiama Confartigianato Imprese del Veneto Orientale. In compagnia di Ciro Martin, presidente della Confartigianato del Veneto Orientale. Oggi qui a Portoguaro, per i 70 anni della fondazione della Confartigianato qui a Portoguaro, voi regalate alla città di Portoguaro la quarta porta. È un segno simbolico, ma di forza, di creatività e di impegno di questi artigiani in questo territorio. Una giornata importante per voi. Beh, è importante sicuramente per noi, è stata molto impegnativa e lo sarà fino a questa sera. Sicuramente quest'opera è una rappresentazione in chiave moderna della quarta porta di Portogruaro ed è, come tu hai detto, una donazione simbolica che facciamo alla città da parte della Confartigianato, da parte degli artigiani tutti, ma da parte di tutte le imprese del Portogruaro. Spero resti come simbolo anche in una posizione che è strategica di Portogruaro, dove c'è una fortissima affluenza di persone, di studenti, che sono una risorsa per tutta l'economia e soprattutto rivolta verso un manufatto che potrebbe essere riqualificato in breve tempo e diventare la chiave di svolta di questo territorio che ha sofferto molto e che merita molto di più da quanto ha avuto come collaborazione e aiuto da tutte le istituzioni. Ecco, sì, prima il presidente, anche lei ha fatto una battuta un po' polemica in quanto voi artigiani praticamente quando servite siete sempre i benvenuti, ma poi siete molte volte anche così scordati. Beh, diciamo che del termine artigiano si riempiono la bocca un po' tutti. Quando però bisogna fare le politiche a difesa e a promozione e a, diciamo così, a sviluppo del mondo artigianale, beh, allora non sono tutti presenti, qualcuno si tira indietro. E noi questo lo vogliamo sottolineare, e mi fa presente anche che il presidente Merletti lo abbia fatto, perché è una nostra convinzione ed è una convinzione che porteremo avanti in tutta la nostra attività. Ecco, questa porta qui rimarrà qui oppure sarà messa in qualche posto nella città? Allora, quest'opera rimarrà fino alla fine dell'anno sicuramente qua, perché rimane in gestione di Confartigianato. Dopodiché, in base alla convenzione sottoscritta, verrà ceduta al comune che secondo me, e ci impegneremo in qualche modo a farlo, debba rimanere qua, perché secondo me è nel posto giusto al momento giusto. E per quanto riguarda l'apertura dell'ecocentro a Noventa, sarà il Consiglio Comunale a decidere. Vediamo il servizio. Una convenzione con Noventa per l'utilizzo in forma associata del centro di raccolta di San Donà. L'accordo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale fissato per mercoledì alle 21. Nel documento è previsto che i noventani avranno accesso all'isola ecologica di Via Maestri del Lavoro, contribuendo alle spese della stessa in base all'utilizzo.
Gli accessi all'ecocentro dei Sandonatesi sono circa 18.000 l'anno, ha spiegato l'assessore all'ambiente Luca Marusso. La stima è di qualche centinaio in più da parte dei noventani che per gettare i rifiuti dovranno compilare un apposito registro indicando la loro provenienza. Da parte dell'opposizione è stato evidenziato il problema di lunghe code e il rischio di ingolfare il lavoro della stessa struttura. Sono stati creati due percorsi con una corsia specifica per chi consegna ramagli e continua Marusso. In questo modo la coda defluisce in modo veloce per chi deposita altro materiale. L'obiettivo della convenzione è ottimizzare l'utilizzo dell'ecocentro aumentando i conferimenti per abbassarne i costi in proporzione. Eventuali spese aggiuntive sono a carico di Noventa. È in previsione anche l'apertura di un'altra isola ecologica, suddividendone i costi di realizzazione tra le due amministrazioni comunali. In via indicativa è stata individuata una sede nella zona della Bertella tra Noventa e Sandonà. L'attuale centro di raccolta di Sandonà è aperto martedì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, oltre al venerdì dalle 15 alle 18. Possono essere portati materiali diversi, tra cui accumulatori di piombo, olio vegetale e minerale esausto, contenitori etichettati come tossico o infiammabile, tra cui smacchiatori, solventi, candeggina, pile medicinali, rifiuti ingombrianti e beni durevoli come frigoriferi, congelatori, elettrodomestici, ma anche lastre di vetro. Andiamo adesso a San Stino di Livenza, sarà finalmente inaugurata a luglio la nuova caserma dei Carabinieri. Dopo 20 anni di progetti e battaglie, epica quella con Torre di Mosto che voleva trasferire la stazione dell'arma a destra del Livenza e che portò a una sorta di rottura dei rapporti tra le due amministrazioni comunali, finalmente sembra che con il sopralluogo dei giorni scorsi da parte del Demanio per il parere di congruità si possa riportare in centro San Stino la stazione attualmente decentrata da più di 40 anni, da via Stazione in fondo a via Trieste. I lavori relativi con l'Audi per adeguare lo stabile in largo Trieste, l'ex casa del fascio costruita negli anni 30 e dal dopoguerra utilizzato per ospitare dapprima la scuola professionale, poi la media ed infine la materna, sono stati completati ancora a fine gennaio, ma da allora a farla da padrone è stata la burocrazia, tempi lunghi che hanno fatto rumoreggiare il paese e sospettare che chissà quando si sarebbe arrivati all'inaugurazione. A fronte di un intervento costato oltre 500.000 di euro, di cui 400.000 di contributo regionale. E adesso andiamo a Porto Gruaro, un'importante iniziativa allo spazio Arte Beja Flor. C'è stata l'apertura della mostra I quadri non finiscono mai di Alessandro Palladini. C'era per noi Maurizio Conti. Con Alessandro Palladini questa sera a Portogruaro per una mostra dal titolo I quadri non finiscono mai. Ecco, perché un titolo così particolare? Il titolo così particolare nasce dal fatto che io a cominciare i quadri non faccio nessuna fatica e a finirli ci metto tanto tempo perché aspetto che il quadro mi comunichi quello che io devo, dove mi devo indirizzare per continuare a pitturare. Ecco, cos'è la pittura oggi? È difficile rispondere a questa domanda. Io posso dire quello che faccio, guardo la pittura di tutti. E una parte di un pittore anche scadente mi interessa. Poi, naturalmente, vado a pescare dove mi suggerisce anche i ricordi recenti della mia vita quotidiana. Nuovo appuntamento per i festeggiamenti a Meduna di Livenza, un vero successo per la locale Pro Loco che ha quindi deciso di allungare la manifestazione anche per questo weekend. In occasione quindi del 3-4 giugno si potrà continuare a visitare Meduna degustando il pesce fresco di Caorle e grande novità, in occasione della finale di Scempio si potrà guardare la partita anche su un mega schermo. Adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio in fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Gentili telespettatori, finisce qui il telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi della nostra rete.